Si chiuderà tra poco tempo uno dei capitoli, credo, più tristi della storia di questo consiglio da 2 anni a questa parte. E spiego perché, dal mio punto di vista, è uno degli episodi più spiacevoli in quest'Aula. Perché si è arrivati a modificare uno strumento che avrebbe potuto contrastare la speculazione edilizia, che avrebbe potuto rendere in pratica quello che voi combattevate e soprattutto avrebbe potuto contrastare la speculazione e la cementificazione in maniera pratica e soprattutto con una delibera di nostra competenza consiliare. E quello che davvero non riesco a spiegarmi è come possiate accettarlo. Io, dopo aver fatto una campagna elettorale portando determinate proposte dal punto di vista ambientale, dal punto di vista urbanistico, vedendomi impossibilitato di portarle in consiglio e di vederle approvate dalla mia stessa maggioranza, io mi sarei già dimesso. Io non riesco a capire come voi possiate accettarlo personalmente questo. Partiamo dalle democracy. Parte per i cittadini, programma elettorale per Pisapia. Le democracy, forte innovazione in statuti e regolamenti finalizzati a strumenti diretti di consultazione dei cittadini anche via internet. Cito proprio, forte innovazione in statuti e regolamenti, regolamento edilizio. Allora perché non avete approvato il fascicolo di fabbricato elettronico? Parte verde consumo urbano. Sempre programma elettorale di Pisapia. Una città che smette di crescere nel territorio, valorizza l'agricoltura di prossimità e riabita i suoi spazi vuoti. Più ricca di verde, dopo l'approvazione dell'ultimo emendamento sul calcolo di verde, più ricca un tubo. Noi rendiamo equivalente il verde pensile, cioè il balcone, le piante sul balcone, al verde per terra, al prato. Non condividiamo la logica del PDCT della Giunta Moratti, una strategia che vuole la densificazione della città, basata su nuovi volumi edificati. Il PGT approvato è un salvadanaio di diritti immobiliari, in buona parte previsti nell'area del Parco Sud, una scelta per noi inaccettabile. Allora perché avete accettato la costruzione intensa in prossimità dei parchi? Noi potremo e renderemo edificabili in prossimità dei parchi dei palazzi, come Villa Litta, come sul Parco delle Cave. Avete votato contro l'emendamento che poteva bloccare tutto questo semplicemente col calcolo della distanza minima sui palazzi. Perché qui è chiaro che è un atto estremamente tecnico il regolamento edilizio, ma che dava in pratica quello che voi chiedevate in campagna elettorale e per cui combattevate nella scorsa legislatura. Continuo col programma elettorale. Milano è oggi per gran parte una città di deserti urbani, oltre 80.000 appartamenti e 900.000 metri quadri di uffici sfitti o invenduti, centinaia di negozi vuoti, aree e luoghi semiabbandonati. Si tratta di veri e propri deserti abitativi che generano insicurezza e disagio e allentano i rapporti sociali tra i cittadini. Il recupero di queste parti di città deve essere inserito in un ampio progetto di rigenerazione edilizia architettonica. E voi cosa fate? Rendete abitabili i seminterrati? Dopo aver detto che abbiamo edifici vuoti, noi rendiamo edificabile un'altra parte, incrementando la speculazione edilizia e creando degli alloggi di serie B. Quindi portando ancora più differenza tra la qualità della vita nella stessa città. E come mi ha detto l'assessore, non andava affrontato in questa modo. È la città che ce lo chiede dei seminterrati, non è vero. La città chiede di utilizzare gli spazi che abbiamo, gli spazi abitativi che sono vuoti nella città e non di rendere residenziale in maniera ordinaria il seminterrato. Chi ci deve andare? Uno studente universitario sfruttato? L'extracomunitario? No, la speculazione edilizia si contrastava obbligando e rendendo utilizzabili gli spazi inutilizzati, non rendendoli abitabili altri, incrementando la speculazione e andando a sovraccaricare delle strutture con dei nuovi carichi di inquilini per cui non erano state pensate. Concludo, dato che il tempo è finito, con davvero una
una nota dolente dal mio punto di vista tra tutte le scelte che ci siamo trovati a votare in questi 2 anni. Io concludo con ringraziare di cuore il team di 6 esperti, tra cui ricordo 2 ex docenti del Politecnico, che hanno aiutato tutti a titolo gratuito il Movimento 5 Stelle a presentare questi 50 emendamenti. Grazie.